c'è Antonio Scherpante, che è un po' anche, come si dice, uno dei fondatori, quello lui che ha messo proprio il primo sassolino, la prima mattonella di questa società, nonostante che non parliamo di edilizia. Accanto a noi comunque c'è anche un pezzo importante come Riccardo Pignatello, poi lo sentiremo, che vuole, freme di andare a aggiungere il gruppo. Antonio, si è andati su, si è andati tanto su, forse magari in alcuni casi anche contro le aspettative, si è fatto bene, si è fatto male, si è cancellato, si riparte da zero. Si riparte da zero soprattutto con la voglia di fare bene, anzi benissimo, e ripartire da zero vuol dire proprio questo, cioè ricominciare, ricostruirci, ricostruire il nostro cammino, riprendere il cammino interrotto negli anni passati. E grazie a questa stagione, insomma, cercheremo di ripartire da qui. Allora, Screpante, ma vi aspettavate, o meglio, ti aspettavi a questo punto, visto che tu sei proprio uno degli artefici di questa creatura, che dopo tanti anni e aver avuto anche esperienze, abbiamo detto, non soltanto positive, anche alcune negative, però hanno portato molto e vi hanno allargato questa famiglia? Beh sì, siamo una società quest'anno con 4 categorie, siamo contentissimi, siamo stati vicini a fare la 5ª categoria, però ci proveremo l'anno prossimo. Sono estremamente felice quando vedo tutti questi ragazzi da Briglia, sono veramente, veramente contento. Allora, Antonio Screpante ha detto una cosa molto importante durante la presentazione: questa maglia io la indosso praticamente dalla mattina alla sera, 24 su 24, quindi forse avrà anche un pigiama con quell'effigie praticamente dell'Eagles Aprilia. Ha un po' fatto capire che questa praticamente è una vostra pelle aggiunta. Ma sicuramente, Antonio, se parla così, ha tutte le ragioni, e penso che noi, conoscendo il gruppo, possiamo dare tutto con la maglietta che indossiamo, e abbiamo dimostrato in questo periodo di preparazione di essere un gruppo affiatato, di avere una grande squadra. E altra cosa importante, tutti i ragazzi d'Aprilia che giocano per una squadra d'Aprilia, penso che sia una cosa bellissima. Allora Pignatello, anche tu hai esperienza alle spalle, però ogni stagione è come se tu praticamente facessi un backup del precedente, resetti tutto e riparti da zero. Perché questa tua caratteristica? Ah, perché? Perché c'è tanta passione, a me piace giocare, piace divertirmi, poi quando lo faccio, ripeto, nella società dell'Eagles con tutti i compagni aprigliani, non posso che essere entusiasta e non vedo l'ora, insomma, che iniziamo questo benedetto campionato. Allora, Silvio Carosi, tanto tempo fa, ormai sono passati tanti anni, possono essere pochi, però sono tanti, alla guida dell'Eagles Aprilia è diventata proprio una grande passione, non ti senti neanche più un capostipite di questa società, però questa sera ti è stato dato un po' del matto in maniera molto scherzosa. Sì, ha ragione, noi cerchiamo di essere più umili possibili e cercare di far capire ai ragazzi che dietro c'è un grandissimo lavoro. Ma come ha detto l'assessore De Maio, c'è anche tanta pazzia, perché è difficilissimo oggi riuscire a tenere gruppi, riuscire a tenere in piedi una società di 100 elementi e finire una stagione sempre con il sorriso, con divertimento, in amicizia, ed è un lavoro che poi alla fine della stagione basta quel sorriso che ha ripagato gli 8-10 mesi di lavoro. Ecco, dal fatto proprio di ripagare, questa società ormai spazia dal campionato di Serie D maschile, spazia nelle giovanili e anche l'eccellenza, il fiore all'occhiello, possiamo dirlo, non ce ne vogliono le altre categorie, gli altri mister, però c'è un femminile di tutto riguardo. Che cosa manca a questi Eagles? Manca la scuola calcio e stiamo lavorando per completare anche quest'altro progetto. Ci sono i presupposti, si sta lavorando? Stiamo già lavorando, forse per dicembre abbiamo già la possibilità di iniziare la scuola calcio, di calcio a 5, e
stiamo iniziando un progetto, è difficilissimo e c'è molta attenzione perché i bambini più piccoli hanno bisogno di un trattamento e un decoro diverso dai ragazzi adulti. Però... Possiamo dire che il più grande investimento, o meglio, il più grande acquisto di questa società proprio nel settore giovanile sarà l'Eagles stessa? Come tecnici, come educatori? Sì, assolutamente. Infatti, se tu fai caso, i due rappresentanti allenatori dell'Under 16 sono due ragazzi che giocano con la prima squadra e con l'Under 21, perché noi vogliamo che i ragazzi rimangano all'interno della società, anche chi più zoppetta un pochettino, che magari vorrebbe cambiare sport, cerchiamo di tenerlo all'interno e dargli lo stimolo e l'attività di continuare come allenatore, come dirigente, come mister, anche come società. Apriamo la porta a tutti quanti, chi ha idee per noi sono ben venga, assolutamente. Allora, andiamo avanti da questa grande novità che potrebbe arrivare tra qualche mese del settore giovanile. Intanto rimaniamo nell'attualità con l'Under 21, il tecnico che due anni, il secondo anno, quindi conferma, vuol dire che si è lavorato bene. Sì, abbiamo lavorato bene l'anno scorso, ragazzi diciamo sotto età. Quest'anno speriamo di fare il campionato migliorando sicuramente la posizione dell'anno scorso. Il nostro obiettivo è migliorarci rispetto all'anno scorso e fare meglio. Come già ho detto prima, voglio migliorarmi anno per anno. E sono state fatte delle modifiche in questa squadra? Qualcuno l'abbiamo perso a malincuore? E un paio di ragazzi l'abbiamo persi, hanno lasciato, chi per la palestra, chi perché per lavoro, perché i ragazzi crescono e dopo la scuola viene il lavoro e purtroppo qualcuno lo perdiamo, ma abbiamo fatto un paio di buoni acquisti e speriamo bene, si sono integrati fino adesso bene all'interno del gruppo, già un gruppo che ho, come ho detto in precedenza, da 4 anni e speriamo di migliorarci, di fare bene e speriamo che il nostro bomber che fra un poco presenterà. A proposito di bomber, l'anno scorso non è che si è fatto poi tanto pregare, lui vedeva la porta subito, praticamente era un terrore delle difese, era una novità anche per lui fare così tanti gol. Non è che possiamo chiederti di meno, cioè quest'anno sicuramente il mister già si è espresso, vuole qualcosa in più. Certamente, l'obiettivo è sempre quello, migliorarsi ogni anno. Ti senti un po' un leader di questa squadra? No, leader alla fine no, perché dentro lo spogliatoio pensiamo di essere tutti allo stesso livello, non c'è nessun leader, nessuna prima donna. Non hai assolutamente il timore che qualcuno possa superarti, o meglio che qualcuno possa chiederti come posso fare per diventare migliore? No, alla fine non mi ritengo superiore sinceramente a nessuno del mio gruppo, anzi penso di essere allo stesso livello di tutti e il minutaggio alla fine che ci conquistiamo in campo dipende soltanto dall'impegno che mettiamo negli allenamenti. Allora, abbiamo parlato della società, abbiamo parlato con il presidente, le novità ci sono state, stanno per arrivare, un altro passo importante, gli è stato dato del pazzo, comunque lui giustamente si sente del pazzo, però è felice di esserlo. Ma uno dei pazzi che però lo affianca è Flavio Benedetti, che da tanti anni ormai, questo è il 21esimo anno di calcio a 5 maschile e femminile. Allora, quando in quel lontano 1996 decidesti tu e un altro Antonio Screpante, un altro pazzo forse più di te o meno di te, non si sa, magari eravate in una location migliore perché stavate in riva al mare, vi divertivate, però improvvisamente qualcosa neanche in un ciel sereno vi è caduta dal cielo. Sì, beh, noi volevamo insomma portare ad Aprilia un fenomeno che si stava espandendo a Roma, che era il calcio a 5 femminile, e ancora ad oggi ad Aprilia siamo l'unica società a fare calcio a 5 femminile e quest'anno
dall'anno scorso facciamo la C a girone unico e anche quest'anno abbiamo riconfermato la C a girone unico e con la campagna acquisti anche fatta, che sono arrivati quattro grossi giocatori. Allora Flavio, parliamo un attimo, non vogliamo esserlo assolutamente polemici, perché prima mi hai guardato a me e mi hai detto non fare tu il polemico, io te lo dico a te, per carità, si scherza anche, giusto e doveroso. La difficoltà di affrontare un campionato, un massimo campionato regionale, lo si sa tutti, ma come si riesce a sopperire a queste difficoltà? Ma mettendoci quella passione che mi accompagna e faccio, come dire, accompagnare anche a tutta la società da 21 anni. Ma soprattutto però non dimentichiamolo, purtroppo per dovere di cronaca lo dobbiamo anche dire, l'Eagles Aprilia l'anno scorso purtroppo ha conosciuto l'amarezza della retrocessione, nonostante tutto però si è cancellato, o meglio si è messo in archivio e si è ripartiti da zero, ma sempre con quella voglia, o anche meglio, di più. Assolutamente, perché io in prima persona, ma anche la società, si è resa conto che l'anno scorso abbiamo pagato l'approccio a questa categoria, che è completamente diversa dalla Serie D, e quest'anno, avendo anche capito quello che serviva come esperienza per riaffrontarla in una certa maniera, in maniera diversa, abbiamo scelto di rifare la Serie C a girone unico, perché assolutamente abbiamo le potenzialità per dire la nostra. E allora, in fatto di potenzialità, dobbiamo per forza di cose far parlare qualcuno che il campo lo vive molto più di te, molto più del tecnico, con sudore, qualche volta qualcosa non va, però bisogna, come si dice, mandare giù e cercare di guardare sempre in positivo. Beh, è così, l'anno scorso purtroppo c'è stata questa retrocessione, ma quest'anno vogliamo mettere la testa sul campo e dire la nostra. Piano piano, questa appena iniziato, insomma, abbiamo delle ragazze nuove, il gruppo è bello, già era solido l'anno scorso, ma quest'anno io penso che con questi nuovi acquisti il gruppo sarà ancora più unito. Allora Giondi, non ti abbiamo presentato, tu ricopri un ruolo molto importante davanti al portiere, praticamente sei un po' a protezione di questa cosa. Quando poi arriva l'amarezza di una retrocessione, arriva la voglia di dire basta, lascio stare, vado via perché mi ha chiamato, vado di là, provo un'altra esperienza, e poi magari quando è passato del tempo, lì col Saprilia però resta ancora la tua famiglia, possiamo dirlo? Beh, questa è una società in cui per il secondo anno, insomma, io mi trovo bene, per me è una bella famiglia, quindi voglio dire, non ti scatta quella voglia di andare via, perché comunque dici basta, mo smetto, non ce la faccio. Invece però quando torni nel campo, vedi le persone, le ragazze, il mister, il presidente, dici no, vabbè, voglio continuare a far parte. È prematuro farla un'analisi, anche perché si è disputata la seconda giornata, ancora c'è molto e molto, il campionato è molto lungo, ma le squadre, diciamo quelle cosiddette corazzate romane, sono poi in realtà delle grandi corazzate? Ma guarda, proprio così grandi corazzate io ancora non ne ho viste, a parte una che l'anno scorso, diciamo il Balduina, ma due o tre elementi che comunque potevano fare secondo me una Serie A benissimo. Noi ce la giochiamo con tutte, perché secondo me siamo alla pari di tutte, quindi non, ogni sabato se entriamo in campo con la testa, secondo me ce la giochiamo proprio con tutti. Ecco Masullo, chiediamo anche questa serata in vista del campionato che ormai è alle porte, manca poco più di 15 giorni, dopodiché fischio d'inizio per una nuova stagione. Eh sì, si comincia, finalmente comincia questo campionato che ovviamente è iniziato un po' tardi, 21 ottobre, la preparazione sta andando bene, ci stiamo preparando per il bene, per fare il meglio possibile quest'anno. L'obiettivo è sicuramente vincere il campionato, questo si sa, fare il meglio possibile. Quali sono secondo te le componenti che ha l'Eagles per poter dire la sua? Abbiamo tanta esperienza quest'anno.
sono arrivati giocatori che già conoscevo, che già l'Eagles conosceva, di spessore, allenatore di spessore. Siamo competitivi sicuramente, faremo un buon campionato.